scusa un attimo, statale sandwich. Cioè, in sostanza, tu per completare, come dicevo, devi ritornare indietro perché c'era tutto il pezzo con SpongeBob da fare lì. Però credo che tu prima vada molto avanti nel gioco. Poi, quando l'hai finito, torni indietro. È ora di iniziare il vostro viaggio. Raggiungete la periferia della città a bordo dell'Hamburger Auto. Ma dai! Ma è livello di guida? Questa strada vi condurrà alla periferia di Bikini Bottom. Non danneggiate troppo la vostra auto o dovrete ricominciare da capo. Ok. Il nostro viaggio ha inizio. Epico, eroico, audace, ardito, intrepido. Hai qualche altro sinonimo? SpongeBob, stai guidando un sandwich. Non un sandwich, un Krabby Patty. Ah beh, allora scusa. Con il formaggio. Ragazzi, siete pronti? Partenza, via. Ah, ok. La guido io, non è automatica la guida. Ok, non ha... Abbiamo anche il NOS, quindi. Raccogli il nitro. Ok. Grazie. Vabbè, ma se non... Ho anche la retromarcia, perfetto. Allora, a posto. Meglio di Mario Kart. Tanto, non ho fretta, giusto? Non è a tempo. A meno, cioè, speriamo. Posso fare tutto quello che voglio. Vabbè che sono due punti questi bilancieri, per carità, però... All'indietro! All'indietro! Perché lasciarli indietro, d'altronde? Comunque, sono abbastanza sicuro che sia il cerchio per usare il NOS, ma non mi va di sprecarlo adesso. Credo che ci sarà tipo una zona di salto per usarlo. Vabbè, ascolta. Calmo! Ma drifta è... Tokyo Drift questo gioco, calmo. È Tokyo Drift. Aia. Ti levi? Grazie. Ecco qua. Sì, come dicevo, perché lasciarli indietro alla fine? Sono lì, non ci costa nulla. Piuttosto, guarda, vado lento, lo faccio piano piano, il livello... C'è qualcosa... lo sapevo. Lo sapevo. Anzi, forse anche dove c'era l'altro bulldozer c'era qualcosa magari. Non lo sapremo finché... Come faccio a usare il NOS? Fermo. Ti vedo. Ti vedo. Con il... No, cavolo. Posso tornare indietro? Vediamo. No. No, peccato. Vabbè, vabbè, vabbè. Abbiamo sprecato 10 punti, chi se ne frega. Vabbè, ma posso andare dove voglio in pratica. Non è che devo per forza andare da una parte. Vabbè, questi sono un punto solo. Aia. Forse con R1, sai? Calmo. Sguscia. Sguscia tantissimo la macchina. Allora, calmi. Non lasciamo indietro nulla. Sono 10 punti, Ecco qua e via. Che poi davvero non c'è, nel senso, possibilità di scelta. È come Matrix. La scelta è un'illusione. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ecco qua. Grazie e via. Vorrei provare il NOS, ma non mi va neanche di sprecarlo. Ho il presentimento che qui ci sia qualcosa. Controlliamo. Ah, lo sapevo, guarda. Conosco questi giochi ormai come se fossi un caimano. Ecco qua. Lì ci sono altri 10 punti e via. Prendili. La rompiamo, ci rompiamo noi. La rompiamo, perfetto. E allora? Via, si va. Fine livello, di già? 5 forzieri, 6 NOS, 3 scrigni. Ah no, L. Avevo ragione comunque. Il NOS si fa con R1. Orca troia, che dolore. Ah, ma devi prendere un danno alto per distruggere la macchina. Tra l'altro si è danneggiata per davvero.
abbiamo il sedile dietro che è rotto e il panino è un po'... è un po' rovinato. E ora sei tutto a posto. Perfetto. Ok, quindi abbiamo ancora una cesta da trovare. Lo so che stiamo andando lenti, però che cazzo ce ne frega. Non abbiamo niente che ci mette la fretta, quindi... la polizia. Neanche la polizia ci mette fretta. Voglio dire, non so dove sono. Credo, esatto, dalla parte opposta dell'altra uscita. Ma dai, siamo arrivati dietro la polizia. Ovviamente questa non parte perché in teoria dovrebbe venirci incontro. E invece noi gli stiamo andando dietro. Ecco qua. Grazie e via, risaliamo. Ti dirò, sono molto soddisfatto. Sono molto molto soddisfatto del gioco. Non mi dispiace per nulla. Eccoci qua, grazie. Dobbiamo trovare l'ultima cesta. Mitico. Sta distruggendo tutta la città, è mitico. Aspetta, ah no, quello è dall'altra parte. Aia. Allora, calmi tutti. Anche lì sicuramente, calmo. Ecco qua. Aspetta. Ah no, quelli sono pesi, pensavo fosse la cesta. Forse però la cesta è qua dentro. Scopriamolo. No? Peccato. Ci ho sperato. Lì dentro magari? No, lì dentro no. Qui c'è solo un panino. Un passaggio. Ecco qua. Vabbè, allora, le ceste sono un po' difficili da raccogliere, sì. Eccola lì però, aspetta. Presa. A posto. Ora possiamo fare il livello con un po' più di... ma va a direzione sbagliata, lo so. Sto ancora prendendo gli oggetti io. Dicevo, possiamo fare il livello con molta più serenità. Abbiamo preso tutti gli oggetti che dovevamo. A parte i bilancieri che adesso... questa... ecco appunto. Ah, però posso andare in retro, quindi non c'è neanche la preoccupazione di non potersi muovere perfettamente. Allora, sguscia solamente di più, insomma. Ecco qua, a posto. Ecco qua. Saltiamo anche la pula. E ancora, ancora. Dio mio, che drift. Ecco fatto. Madonna mia, devo essere onesto. È valsa veramente la pena di chiedere a Fox il gioco e aver avuto la fortuna di trovarlo. Perché veramente, cazzo, bello, bello, bello. Complimenti a Nickelodeon che ha fatto un bel gioco, davvero fighissimo. Che poi, come al solito, questi sono i giochi che a quel tempo uscivano nel momento post-film. Hai vinto! Sono quei giochi che uscivano post-film o comunque per commercializzarli. Avete raggiunto la periferia della città e ora potete proseguire il vostro viaggio. Questo è il premio per voi. Tornate qui quando volete affrontare un'altra prova di guida. D'accordo. Vediamo cos'è il premio. Ah, la moneta. Vabbè, certo.